Un maxi sequestro di 160 kg di marijuana è stato eseguito dai finanzieri della tenenza di Monte Giordano nell'Alto Ionio Cosentino. Le fiamme gialle hanno fermato un furgone condotto da un 27enne incensurato originario di San Luca. Insospettiti dal nervosismo del conducente, gli uomini delle fiamme gialle hanno ispezionato il mezzo, trovando 138 panetti di droga coperti con scatole vuote. L'arresto non ha fornito elementi utili in merito alla provenienza dello stupefacente. Gli investigatori, comunque, ritengono che sia stato caricato in Puglia per poi essere immesso sul mercato calabrese. La droga, una volta venduta, avrebbe fruttato più di 1,5 milioni di euro. È uno dei sequestri di maggiore quantità fatti nella provincia di Cosenza negli ultimi anni. È una dimostrazione di un controllo del territorio importante che noi attuiamo nella Siberitide, che è una zona molto calda e che noi abbiamo in qualche modo posto sotto l'attenzione già da molto tempo. La quantità dello stupefacente è tale che sicuramente lascia pensare in qualche modo al coinvolgimento della criminalità organizzata. Poi comunque il soggetto è legato in qualche modo ad ambienti della criminalità organizzata di San Luca.